Allora, sindaco, qui sorgerà la scuola media che servirà l'utenza di Santoianni, di Cava, ma anche di Barone. Sì, una scuola che deve essere completata, finalmente siamo riusciti a portarla a termine, sarà una bellissima scuola, avrà anche una piccola attività ludica, sportiva. È una scuola che è stata sollecitata moltissimo dal consigliere Levato, che in questo quartiere già tantissimi anni fa insieme a me abbiamo inaugurato questa bellissima piazza, il parco giochi, quindi devo dargli atto che ha seguito anche questa, diciamo, i lavori per ultimare questa scuola. Si parla di 180 giorni. Si parla di 180 giorni, quindi per il prossimo anno scolastico dovrebbe essere già pronta. Poi insieme a questa abbiamo tante altre scuole che stiamo rifacendo, la Mazzini, Via Forni. C'è chi ci ha segnalato che sulla Mazzini è tutto fermo. No, assolutamente. Bugiardo chi lo dice, perché se andate c'è la ditta che sta lavorando. Proprio stamattina alle 8 abbiamo dovuto chiudere il traffico per far transitare. Possiamo tranquillizzare anche gli abitanti, o meglio, insomma, gli studenti, i giovani. Da che non hanno mai avuto niente, oggi per 2 mesi, 3 mesi di ritardo si polemizza, e non è assolutamente giusto, perché abbiamo 80 cantieri in città, quindi abbiamo avviato lavori per gli impianti sportivi, per le scuole, per le infrastrutture in genere, quindi non è giusto, perché abbiamo una macchina comunale carente numericamente come personale, stiamo facendo veramente dei grandi sacrifici. Non a caso abbiamo qui un consigliere comunale che ha dovuto seguirsi, diciamo, e accelerare i lavori, perché altrimenti non ce l'avremmo fatto, proprio perché abbiamo tantissimi cantieri, però li stiamo portando tutti a termine, ne avremo sicuramente già nei prossimi mesi altre 10-14 inaugurazioni da fare, quindi vuol dire che quello che abbiamo programmato lo stiamo realizzando. Questo impegno che ha messo l'amministrazione Abramo per andare a completare questa struttura darà sicuramente delle risposte a tutto il comprensorio. E noi guardiamo molto non soltanto a quelle opere che abbiamo cominciato già in città, come la Mazzini e come tante altre strutture scolastiche, ma guardiamo anche alle periferie. Certamente questa struttura darà risposte anche all'intero comprensorio, e cercheremo anche di dare risposte a quei cittadini che oggi hanno queste difficoltà, in modo particolare ad usufruire di un servizio che è essenziale. In questa struttura, diciamo, che noi ereditiamo da tanto tempo, finalmente siamo riusciti, diciamo, a iniziare i lavori, e non è soltanto la struttura, ma il consigliere Levato che è qua accanto a me si è anche impegnato molto anche per riprendere tutta l'area esterna attraverso delle strutture a servizio della scuola, di cui i bambini potranno anche usufruire.